A posto. Ok, ci siamo, vero? Ok, ciao a tutti e tutte, ben trovati, ben trovate a questo primo appuntamento di Genitori da Favola. Abbiamo il piacere questa sera di avere con noi Alberto Terzi e questa sera parliamo di emozione. Io vi presento un po' il nostro ospite, che è una persona che ci tenevo moltissimo ad avere con noi perché ho letto praticamente tutti i suoi libri. Perché è una persona che ha un rapporto con le emozioni molto positivo. I genitori vengono spesso nei gruppi di supporto alla genitorialità per parlare delle emozioni negative, della fatica di relazionarsi con la rabbia dei bambini, con le crisi, con le paure dei bambini. Invece Alberto ci parla della risata, del potere educativo della risata, che mi sembra un messaggio importantissimo e meraviglioso in questo momento che i nostri bambini sono a casa e che cresce l'ansia, cresce la tristezza, cresce la frustrazione. Parlare di emozioni e parlare di emozioni positive e delle loro potenzialità nell'educazione, nel rapporto con i nostri bambini è fondamentale. Quindi vi presento brevemente Alberto, proprio due parole. E poi faremo questa prima mezz'ora di intervista, che sarà, ci state seguendo da Facebook, per cui sarà in diretta Facebook, però questa diretta si trasformerà o continuerà in realtà come un gruppo chiuso su Zoom, per cui molte di voi si sono iscritte e sono già con noi all'interno del gruppo, però se qualcuna sta seguendo adesso la diretta ed è poi interessata a interagire ancora con noi e con l'esperto ancora per un'oretta dopo, può scriverci nella chat di Facebook e vi indicheremo una mail alla quale sarà possibile appunto scriverci e per ricevere il link di questo gruppo per continuare a confrontarsi. Quindi Alberto, un sociologo della salute, intesa però in senso olistico, quindi non solo la salute medica di come se ne sta parlando moltissimo in questo periodo. Ed è un life coach del buon umore, che mi sembra una buona professionalità in questo momento. Ha scritto molti libri, tra cui Le emozioni in gioco, Giochi per ridere, Leader di risate, Yoga della risata e Abbraccio Sofia del buon umore. Come genitore e come uomo aderisce alla filosofia del Wabi Sabi, che mi sono andata a cercare che cos'è, poi magari ci dirà qualcosa anche lui, ma è la visione del mondo giapponese o estetica fondata sull'accettazione della transitorietà e dell'imperfezione delle cose. Quindi, wow, sono curiosissima di conoscerlo Benissimo. e di conoscerlo insieme a voi. Grazie Ilaria, davvero. Grazie a te di aver accettato l'invito. Figurati, molto contento, certo. Alberto, partiamo proprio dalla risata. In questi anni che ti sei occupato di questo tema, che cosa hai scoperto sulla risata? Che potenzialità a livello educativo e che cosa ci dà come genitori nella relazione educativa? Beh, innanzitutto è importante, ad esempio, capire che la risata come proposta esteriore, sostanzialmente, deve partire da noi stessi, quindi deve essere un'occasione assolutamente, ecco, per coltivare questo seme, no? Ecco, perché non possiamo pensare a una risata estetica, sostanzialmente. Ma una risata è veramente vera quando praticamente riusciamo a renderla tale in quanto la viviamo nel profondo. Ecco, dopodiché invece vi racconto gli aneddoti degli ultimi giorni, dal momento che sto lavorando tanto, ecco, sul mio corpo. Al mattino, in questo periodo in cui magari appunto non è che c'è molto da ridere, cose del genere,
un metodo molto, molto efficace. Io faccio una doccia calda e poi faccio la doccia fredda. Nel momento in cui faccio la doccia fredda, comincio a cantare e così via, perché vi assicuro, se no diventa molto problematico, e spontaneamente riesco a cominciare a ridere. Guardate che questo poi va a condizionare proprio lo spirito di inizio della giornata. E quindi perché noi siamo anche il nostro corpo, tantissimo il nostro corpo, mentre ultimamente stiamo vivendo proprio il corpo come un accessorio, ecco. Quindi la risata invece è un'espressione, non è un sorriso, è qualcosa in più che mette in moto un sacco di muscoli che portano messaggi positivi a tutte le nostre cellule. Dimentico sempre il microfono. Quindi la risata ha anche quasi un potere fisico di farci stare meglio. Assolutamente sì. Sì, considerate che dal punto di vista scientifico, innanzitutto è un massaggio, ad esempio, ecco, muovere i vari muscoli, ecco, attraverso la risata va a massaggiare i nostri organi interni, sostanzialmente. E poi invece c'è tutto diciamo, il processo chimico, l'alchimia, prodotto dalla risata, e quindi praticamente c'è la caduta cosiddetta delle endorfine. E quindi noi in qualche modo veniamo stimolati verso la felicità. Bellissimo. E Alberto, come fa un genitore, dei genitori a creare un ambiente felice in casa? Che trucchi ci dai? Come possiamo comportarci nella nostra quotidianità? Guardate, ad esempio, la prima cosa da fare è proprio pensare a se stessi. Cioè, una delle difficoltà dei genitori è un'eccessiva proiezione, no? Sugli altri, in qualche modo, no? Mentre nella misura in cui dedichiamo qualche minuto in più della giornata a noi stessi, riusciamo ad essere efficaci, ecco, anche con gli altri nel creare un clima, no? Quindi, ma per creare un clima devo io coltivare un clima interiore. Ecco, e questa è la cosa importante. Come a volte io ho fatto tanti corsi per insegnanti e io dico, guardate che 5 minuti prima, 10 minuti prima di entrare in classe, voi dovete ritrovarvi, ritrovare voi stessi sostanzialmente, no? Ecco, acclimatarvi in modo da poter essere potenti nel creare un clima positivo. Qualsiasi cosa sia successa a casa o durante il viaggio, appunto per andare al lavoro, no? E in quel momento lo andiamo a rimuovere un attimino, sostanzialmente, e nel momento in cui facciamo questo, cominciamo proprio noi a stare meglio, per cui siamo più predisposti. Altrimenti cominciamo a dire: ah, la classe oggi non rispondeva bene, ah, la classe. E poi scopro, perché io facevo. Siccome ero presidente di una cooperativa sociale, no? Ecco, e riuscivo dalle indagini che noi facevamo sui ragazzi a capire come stava l'operatore quando entrava in classe, no? Perché proprio la buona riuscita dipendeva proprio dal clima, ecco, dalle emozioni che l'operatore stava vivendo in quel momento, no? Quindi questo è importante. Se noi riconosciamo noi stessi, riconosciamo le nostre emozioni, no? E quindi a un certo punto, prima di entrare in classe, le blocchiamo. Ecco, per il genitore vuol dire alzarsi, ecco, al mattino, ecco, pensare, proprio concentrarsi, meditare un attimo, pensare prima di iniziare la giornata a qualcosa di bello a partire dalla propria interiorità. Ecco, ma quel qualcosa che non deve essere improvvisato, è qualcosa che si coltiva tutti i giorni. Ci stai dando degli spunti interessantissimi perché proprio questa settimana abbiamo trattato con le mamme il tema dell'equilibrio fra appunto i propri bisogni e i bisogni dei bambini. E alcune mamme ci raccontavano proprio delle storie quasi di annullamento, no? Personale dei propri bisogni.
E abbiamo proprio analizzato come questo annullamento di fatto poi non portasse in realtà i bambini a essere trattati bene veramente, ma in qualche maniera era una forma di maltrattamento per troppo amore, perché questi bambini poi diventavano egoisti, tiranni, e in più i genitori soffrivano tantissimo di difficoltà, di deprivazioni personali, quindi era una sofferenza che si autoalimenta. Quindi questa consapevolezza è estremamente importante e quindi mi piacerebbe soffermarmi ancora su questo. Hai concretamente degli approcci, delle metodologie, dei suggerimenti per i genitori per crearsi questo momento? Come possono essere presenti a se stessi? Come possono alimentare questo spazio? Dicevi fermarsi al mattino, ma che cosa si può fare in questo momento frenetico in cui siamo presi dalla gestione quotidiana? Cosa suggeriresti? Ecco, per assurdo uno dice, ad esempio, rubare 10 minuti, un quarto d'ora al nostro sonno, no? Dove magari siamo sfiniti e così via. Eppure, se riusciamo, ecco, ad andare a letto un attimino prima e ad alzarsi un attimino invece anche qui prima, dedicando proprio quel momento particolare del mattino, il passaggio proprio dalla notte al risveglio, no? A una concentrazione sana e così via. Ecco, io ho imparato a farlo e la cosa sta diventando veramente eccezionale come momento che dedichiamo a noi stessi, perché proprio andiamo a seminare, ecco, a seminare delle cose che poi diventano un'abitudine, no? Diventano una richiesta, e quindi la cosa che ho imparato, appunto, come ho detto già, avendo io fatto e conosciuto Marshall Rosenberg, l'ideatore del linguaggio giraffa sulla comunicazione positiva e non violenta, no? Ho capito che non bisogna pretendere dagli altri, ma non bisogna neanche pretendere da se stessi. Per cui ascoltare il proprio corpo, qualsiasi bisogno proveniente dal proprio corpo, è la cosa più importante, perché è come quando noi siamo costretti ad ascoltare i nostri bambini, no? Ecco, perché loro ci mandano messaggi chiarissimi sempre, sempre, no? Se noi abbiamo fretta, no? E vogliamo che loro facciano determinate cose in determinato tempo, loro sembra che si mettano di traverso, ma non è così. Semplicemente capiscono che la fretta non è una cosa importante nella vita e quindi loro se ne infischiano della tua fretta, no? Ecco. E quindi se noi andiamo in giudizio rispetto a questo, non stanno rispettando le regole, non obbediscono, non sono bravi bambini. Il concetto di bravi bambini è terribile. Ecco, detto questo, quindi se noi invece cogliamo questi come segnali, basta, lasciamo il tempo che deve passare e riusciamo. Pronti? Riusciamo sicuramente a dedicare loro il tempo giusto e ad essere molto più efficaci in minor tempo. Grazie. Allora, stai portando un altro tema che secondo me stuzzicherà qualcuna delle mamme che ci sta seguendo, perché sul tema dei bambini ci mandano messaggi chiarissimi. Ma quale linguaggio parlano i bambini? Perché a volte non li capiamo. E cioè, nel senso che in realtà loro, come dire, è proprio il linguaggio delle emozioni, nel senso che loro sono molto chiari da questo punto di vista. Quindi, quando noi non li capiamo, semplicemente non siamo collegati al loro cuore, no? Ecco, perché le emozioni, sapete che l'intelligenza del cuore non è una cosa romantica, cioè, ci sono appunto 40.000 neuroni, insomma, cioè in azione nel cuore. E quindi, da questo punto di vista, se noi ci colleghiamo ai bambini, non secondo il dovere, secondo l'obbedienza e così via, ma proprio
passando attraverso il cuore, loro lo colgono subito, perché un messaggio di cuore può essere anche un messaggio duro, non è quello il problema, perché se c'è un'emergenza, se la casa va a fuoco, non è che bisogna fare una riunione democratica per prendere il bambino o dare degli ordini alle persone che ci sono dentro, no? Ecco, però se invece non va a fuoco, ma se l'urgenza è soltanto tua, nella tua testa, allora il bambino lo capisce e chissà come mai ti rallenta, chissà come mai ti pone dei problemi, ma non è che lo vuole fare per fare i dispetti. Ecco, questo concetto, ad esempio, dei dispetti, della cosa, io non l'ho mai capito, perché poi io non l'ho mai riscontrato nella realtà, nel senso che è una cosa che alimentiamo noi inconsapevolmente. La nostra lettura ci fa vedere dei bambini tremendi a volte, no? Quando in realtà, se poi gli lasci il tempo che devono avere, rispetti quelle che sono le loro esigenze, li ascolti col cuore, chissà perché tutto cambia. Perché ci sono delle emozioni dei bambini che ci mandano più in crisi, che ci mettono più in difficoltà? Ad esempio? O meglio, non delle emozioni, ma forse un determinato modo di manifestare le emozioni dei bambini ci mette in difficoltà. E perché sono veri. Il problema è quello, cioè nel senso che ci manda in difficoltà perché è come se mettessero un dito dentro la nostra ferita, e quindi è la nostra ferita aperta. Loro ci mettono soltanto il dito, sostanzialmente, no? È come dire, guarda che, scusa un attimo, ma devi curare la tua ferita. Non venire a dire a me che sono io il tuo problema, sostanzialmente, no? E quindi, guardate che, vuol dire proprio, ecco, mettere gli occhiali diversi. Con questi occhiali si vede il mondo in modo diverso, capito? I bambini hanno una luce diversa, noi stessi, perché in realtà la prima cosa, questi occhiali al mattino noi li dobbiamo mettere guardandoci allo specchio, accettando con benevolenza il wabi-sabi giapponese, è l'accettazione di quello che è in quel momento. Se mi alzo al mattino e ho, come dire, le mie paturnie e così via, mi guardo allo specchio e dico, ok, è così, ok. Adesso, cosa posso fare per superare questa cosa? Ma accettandola. Se un vaso si rompe, non è che se io mi incavolo, dico, qua, perché, chi l'ha fatto, qua, là, su, giù. E invece, se io lo ricompongo e addirittura ci metto l'oro, ecco, nelle crepe, e io questo vaso lo rivalorizzo in un modo completamente diverso, capite che cambia tutto? Cambia tutto. Ecco, perché il vaso si è rotto effettivamente, ma io sono riuscito a ricomporlo e quelle che erano le ferite sono diventate delle cicatrici d'oro. Vengono mille domande, ma il tempo stringe. Ti chiedo ancora questo. Come educarci alle emozioni, noi genitori in primis? Sì. Beh, innanzitutto, la prima cosa da fare è proprio cercare di dare loro un nome, siccome sono tante, per certi versi sono poche se si intendono come gli insiemi delle emozioni, ma in realtà sono tante, possono essere declinate emozioni, tante cose anche un po' speciali per noi, sostanzialmente. Mi sono accorto che una delle cose importanti è proprio l'alfabetizzazione emozionale. Vi faccio un esempio molto concreto. Allora, io ho lavorato in terza e quarta e quinta, ecco, delle elementari, ex elementari, così via,
ho lavorato con una classe che aveva appunto al suo interno due bambini autistici di diversa natura, cioè uno molto introverso e intelligente, l'altro molto espansivo, ma molto reattivo e così via, no? Ecco, uno dei due, dopo qualche mese, incontro la mamma a una serata genitori in cui spiegavamo il progetto e mi dice: ma io non capisco, mio figlio adesso viene a casa e mi dice più precisamente di prima le emozioni che ha, per cui io sono più in grado di rispondere sostanzialmente, no? Ecco, anche questo vuol dire poter avere un feedback migliore. Quando noi quindi diamo una parola, diamo un significato, un'emozione, diamo un nome, un'emozione, stiamo dando un servizio a chi è di fronte a noi, a chi è di fronte a noi. E quindi gli stiamo dando un feedback. E un feedback, cos'è un feedback? È una roba preziosissima in termini relazionali, perché è un nutrimento, non è semplicemente un ritorno di informazione, ma è qualcosa in più, è alchemico il feedback, perché ti dà nutrimento, ecco, quindi ti fa capire chi sono io, come ti devi relazionare con me e che cosa insieme possiamo combinare. Perché se io conosco meglio te, posso capire da che parte ti posso prendere, ecco, per valorizzare i tuoi talenti e tu altrettanto. Immaginate. E poi lasciamo spazio alle possibilità. Ecco. E così questo può avvenire anche per i genitori se si spogliano. Ecco, io ad esempio ho un suggerimento da dare. È quasi paradossale se si spogliano del ruolo in gabbia, ecco, che ricoprono, quello del genitore che deve essere un educatore pedante, ecco, tutto il giorno. Invece io siccome per me la vera educazione è una relazione nutriente, circolare, anche se asimmetrica, una relazione nutriente circolare, non ha bisogno di altri appellativi, non ha bisogno educativi, ecco, assolutamente. Ha bisogno semplicemente di verità, ma di verità. Quindi vuol dire essere più vicini a se stessi come genitori, no? E capaci di capire l'altro, di vedere appunto con gli occhiali magici, no? Ecco, i talenti dell'altro, i bisogni dell'altro, no? Ecco, e capaci però prima di capire i nostri talenti, i nostri bisogni, che non vanno messi in secondo ordine, vanno messi in relazione. Quindi, se io, mamma o papà, come dire, sono stanco, ok? Quindi, guarda, Giorgio, stasera sono un po' stanco, cosa possiamo fare? Cosa puoi fare tu, ecco, per darmi una mano da questo punto di vista, no? Ecco, quindi questa concezione del genitore come, tra virgolette, persona che deve servire proprio figlio è un disastro culturale sostanzialmente. Perché dovremmo invece innestare nei nostri figli questa domanda: ah, papà, mamma, cosa posso fare io perché possa realizzare questo, perché possa avere questo. Ecco, capito? Vuoi una cosa? Cosa posso fare io per? Desideri questo? Cosa posso fare io per? Poi ti possono anche chiedere loro delle cose, no? Quindi chiedi, aspettate che c'è un libro che mi piace molto. Dimmi cosa mi piace. Chiedimi cosa mi piace. Questo libro è bellissimo, no? Ben illustrato e così via. Ecco,
È una domanda bellissima, secondo me, no? Che dovremmo fare in qualche modo tutti i giorni, no? Perché anche il mi piace cambia, perché proprio noi siamo esseri transitori, transitori per definizione, no? Quindi l'altro problema è quando noi pensiamo di aver capito i nostri figli, no? È lì che. Allora, andiamo avanti, sì, ta, 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 ta. E poi dopo capita che invece, chissà come mai, nostro figlio fa una cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché siamo noi che non siamo stati capaci di rimanere in relazione con le sue emozioni, con quello che sentiva. Wow. Una mezz'ora molto densa, grazie. Ho tantissime domande, ho tantissime questioni da approfondire, ma penso che adesso avremo modo di farlo nel gruppo più ristretto. Quindi, se abbiamo incuriosito qualche mamma, qualche papà che ci seguiva nella diretta, scriveteci una mail a ilariazomer@serenoregis.org. Chiedo anche a Enzo magari di scriverlo sulla diretta così che le persone possano seguirlo. E scriveteci così che vi mandiamo il link del gruppo in cui possiamo continuare a approfondire e confrontarci con Alberto. Grazie davvero, è stata una prima mezz'ora ricchissima. Io ricordo chi ci segue sulla diretta che il prossimo appuntamento sarà il 12 di aprile e sarà dedicato alle regole. Quindi Genitori da Favola non è un unico incontro, ma è un ciclo di incontri all'interno del progetto Storie Cucite a Mano, per cui continuate a seguire l'attività perché insomma siamo online, siamo distanti, ma cerchiamo di costruire vicinanza anche in questo momento, per cui sfruttate questi spazi perché sono liberi e gratuiti e sono preziosissimi di confronto, veramente. Quindi grazie, chiedo a Enzo di interrompere la live e ci salutiamo e ci vediamo fra un paio di settimane. E chi è qua nel gruppo, rimanete e vi invitiamo adesso a accendere i microfoni e le telecamere, che spero sarà un incontro e uno scambio molto caldo. Grazie. Saluto.